No, cari amici, opinione di lusso, siamo qua in un posto, non so nemmeno di dove siamo. No, vuoi dire qualcosa? Non voglio dire, l'unica cosa che è da conoscere personalmente. Questo è il cappello della cosa. Ragazzi, quello che vi voglio portare oggi è una notizia, la località della droga alla fine. Siamo a mezzanotte e 45 in un pub molto noto in questa città e vi voglio portare, diciamo, ad analizzare insieme i linguaggi del corpo. Sì, attraverso i linguaggi del corpo noi abbiamo la possibilità di capire se noi come donne o come uomini siamo piacciamo al nostro partner. Allora, se noi come persona cerchiamo di coltivare un interesse per chi abbiamo di fronte, è un modo per capirlo al volo, sono quella che è la nostra gestualità. Quindi in pratica cos'è che vi posso portare in risalto? Allora, il toccarsi con fretta il capo, il grattarsi il viso, il stringere le braccia al petto, chiudere le gambe, o comunque sia tirarsi le orecchie o toccarsi il naso, sono tutte situazioni di sofferenza di cui una persona ha bisogno di cambiare o dialogo, tema della discussione, oppure sicuramente avrete sbagliato, diciamo, la persona scelta, perché non vi ascolta anche se avete cambiato più volte il tema su quale voi avete cercato di attirare l'attenzione. Ma scusa Luzio, scusa la domanda che poi è tutto fuori fuoco, ma se a me mi piace proprio quella lì che non me la, come dire, che non riesco a trarci il link, come devo fare? Allora, in questo caso uso lo stratagemma che funziona con tutti. Apri il portafoglio e più 50 euro. No, è brutto quello. È brutto, è un bel po'. È una soluzione. Vabbè, scusate per le 50 euro che si possono offendere, però se proprio è che la persona la vedete che è indisponente, in questo caso quello che vi posso fare come lettura, cercate un po' di buttarla sulla una sfaccettatura intellettuale, allora cercate un pochettino di toccare dei temi artistici, pittorici, poetici, che magari fa kitsch. Il mondo dell'intellettuale interessa, fa curiosità e naturalmente eleva un attimino il gradino dell'importanza di ciò che siete e non di quello che sembrate o di quello che apparite fisicamente. E forse lì trovate chance. Se poi anche lì dopo non me le fate trovare le risposte e non me le cavate dalla bocca. Perché io, se insistete, i soldi purtroppo sono il potere del mercato, sono quelle che creano sicuramente più facilità di acquisto per tutte le cose. Però non è possibile, logicamente, che tutto deve essere riconducibile a questa cosa. Soprattutto io, che per me è la cosa più odiosa che posso tenere in tasca. Infatti non ho un portafoglio da quando sono nato. I soldi me li perdo purtroppo, fortuna chi è che sta dietro di me a cercarli, e molto spesso li rendo molto piccoli nelle mie tasche e non voglio mai sapere quanti ce n'ho, se so pochi, se so tanti, non mi interessa, ok? Lascio gli altri contare, quando li tiro fuori li contano, ecco, per quanto, che rapporto so io col denaro. Come video un po' magro, ragazzi, arrivederci, siamo a Fano. Volete dire qualcosa? Va, te, dai. Io ho tante cose da dire. Parlare qualcosa, vuoi dichiarare? Fanno un taggio. No, no, ma voglio dire qualcosa. Un saluto per il video, dai. Poi fa un saluto per il canale. Un saluto. Okay. Viva Luzia. No. Assolutamente. Tanti saluti. Come Italia 1. Tanti saluti da Pino del Dai.